Amici, sapete quanto vada fiero della mia integrità e del mio amore per la verità. Dal disastro del Braithwaite Bridge non ci sono andato leggero con il nuovo Spider-Man, e a buon titolo. Il piccoletto l'ha fatta Sono qui. Io sono nel loro sistema. Vedo quello che vedi tu e gli impianti del laboratorio. Bene. Smantelliamo questo posto. Genki, pronto ad aprire la porta non appena l'avrò alimentata? Prontissimo. Cosa abbiamo qui dentro? Ripetilo. Il New Form non è pericoloso. No. Il giudice però non l'hai convinto, Krieger. Ha funzionato. Sicuro? È già aperta. La base è alimentata da un reattore al New Form. Devo prosciugarlo. Dovresti trovarlo al piano terra, più avanti. Se il New Form fosse infiammabile come si dice in giro, i laboratori non sarebbero già saltati in aria. I ricordi del Plaza. Ma il Plaza non è saltato in aria, è crollato. È molto diverso. Fai strada. Controllate subito la squadra Bravo. Il problema è quel vostro reattore del cavolo. La soluzione sono io. Spider-Man è ben attivato. Ehi, bello. Ho trovato dei file super segretati, ma... Qualcosa di più pesante della denuncia di zio Aaron? No.
Sono solo test, ma confermano che il New Form diventa esplosivo con l'elettricità. Come il Venom! Una qualsiasi scena. Al confronto la benzina e il limonata. Beh, forse non è la metafora più adatta. È chiaro! Il New Form è molto più pericoloso di quanto la Roxxon voglia ammettere. Ultimo avvertimento! Il bersaglio è ostile! Difendete l'area! Spider-Man è nostra forza!
qui! Continuate a cercare! Ultima chiamata, Spider-Man, arrenditi! Spider-Man non deve scappare! Abbiamo un uomo in meno! Il nemico è ancora qui! Ultima chiamata, Spider-Man! Arrenditi! Rintracciamo Spider-Man! Sparate a vista, facciamola finita! Mi serve aiuto! Codice rosso! Spider-Man ci ha trovati! Armi pronte! Giù il secondo! Qui servono rinforzi! Fai strada! Togliamolo di mezzo, forza! Spider-Man, prendiamolo! Basta! Neutralizzate Spider-Man! È apparito! Non mi pagano abbastanza per questo! Qualcuno l'ha detto! Ritrovate la calma e scovate Spider-Man! Dito sul grilletto! Prenditi una pausa. Guardie sistemate. Passiamo al reattore. Porte di sicurezza sono aperte. Sai cosa fare. Forse vale la pena dare un'occhiata. Cari dipendenti Roxxon, per ringraziarvi dell'impegno, vi abbiamo riservato un pacchetto. Un anno fa avresti mai pensato di fare squadra con me per combattere una perfida società energetica? Onestamente? No. Prima a chimica costruivamo batterie e ora invece sei diventato una batteria umana. Sì, roba da matti. E chissà cosa ci aspetta in futuro.
Spider-Man. Da quando abbiamo chiuso quei covi dell'underground, fanno fatica a reclutare e i quartieri sono più sicuri. È magnifico, Danica. Non ci sarei riuscito senza di te. Ehi, gioco di squadra. Mentre spulciavo tra i miei file, però, ho scoperto che Tinkerer era alle prese con qualche progetto segreto a Hell's Kitchen. Legato al Nuform? No, alla materia programmabile. Forse dovrei impedire che finisca in brutte mani. Oh, ehi, ho trovato un riferimento a un codice, 2658. Magari provalo. Servirà ad aprire qualcosa, no? 2658, ricevuto. Sono a Manhattan, sono capito. Quindi, ciao reattori. Era ora. Ho detto a tutti di come hai salvato Spider-Man. Sei pronto, Spider-Gatto? Siete una bella coppia. Uscite a combattere il crimine. Forza! Mi racconti delle vostre imprese. Come butta, Spike? Oh, ehi, attento alle palle di pelo. Meglio andare prima che dia di male. Ehi, rieccomi qui. Dicevo, era ora. Tolti di mezzo sia Krieger che i laboratori. Questa è stata un'idea di tuo padre. Cerca una costante del parco. Da soli passano inosservati, ma in gruppo fanno baccano. Fanno baccano in gruppo? Pensa a un elemento caratteristico del parco. Piccioni, alberi... No, gli alberi no. Pensa a un elemento caratteristico del parco. Piccioni, alberi... No, gli alberi... Meglio tornare indietro. Ah, mi sto allontanando troppo. Io mi vesto da Spider-Man 1 e tu da Spider-Man 2. Però così nessuno ci distingue. Qui ci sono diverse specie di uccelli. Forse...
registrarli. Sussurrava i piccioni. Cominciò tutto anni fa, prima delle superiori. Eravamo nel parco, qualcuno buttò a terra un hot dog. Stormi di piccioni piombarono su di noi. Ma tuo padre si fermò di colpo e disse: "Aaron, questa è musica, ascolta." Il giorno dopo, eravamo in giro per Manhattan a cercare i suoni migliori. Proprio come te adesso. Questo è uno dei miei preferiti. Io e tuo padre venivamo qui spesso, accompagnati dal suono che dà vita alla caserma. È ciò che ti serve. Qualcosa alla caserma. Dai pompieri. Scusa per prima. Stavo dicendo? Ah, già! Era ora. Times Square. Nella folla è facile incontrare persone o perdere qualcuno. Cerca il suono di una corrente elettrica. Corrente elettrica? Bariamo con il Venom? Dai. Non di qua. Voglio una foto per il fan club. Scusa, il chirurgo, ma... Elettricità. Nella direzione giusta. Non puoi essere qui. Forse un'insegna o un tabellone. Che spettacolo! Trasmette energia. Dopo aver assunto l'identità di Prado, incontrai la mia prima cliente. Hai trovato quasi tutti i suoni per comporre la traccia. Hai appena scoperto il luogo dove si nasconde l'ultima parte. Incrocio le dita. Il posto dove ci siamo affrontati. Non risveglia bei ricordi, zio Aaron.
Wow. Hmm. 2, 6, 5, 8. Giusto? Materia programmabile. Le possibilità sono infinite. Oh, mi piace un botto. Così può andare. Devo ringraziare Danica per la dritta. Tunnel abbandonato della metro. Un covo serio, un ladro serio. Wow! Mi piace questo covo. Laboratorio. Sottoscala. Glielo portò mamma dal mercato delle pulci. Era uno scherzo per... non ricordo. Zio Aaron teneva sotto controllo l'intera città. Avrei impiegato anni a costruire questa rete. Sequenziatore, campionatore. Molto vintage. Li usavano di sicuro lui e papà. È sempre stato un grande con la chitarra. Veniva sempre a cena da noi. Immagino che non abbia mai imparato a cucinare. Sfrutta i suoni. Lucchetto a frequenza. Quante sorprese. Visto il costume, ragazzo. Mi hai chiesto perché io e tuo padre abbiamo smesso di parlarci. Lui stava indagando su Prowler e arrivò ad alcuni miei clienti, come Simon Krieger e Wilson Fisk. Ma non poteva sfidarli. Sarebbe stato un rischio anche per te e Rio. Quindi gli dissi la verità. E lui decise di rinunciare a inseguirmi. Per sempre. Mi escluse dalla sua vita e dalla tua. Spero che quel costume ti aiuti a essere utile. Abbi cura di te, Spider. Grazie, zio Aaron. Di tutto. Devo riposare. Un riposino veloce. Oh.
da parte di mamma. È l'indizio di una caccia al tesoro. Le facevamo spesso con papà. L'ha organizzata lei. Diamo un'occhiata. Vediamo cosa è escogitato. Dovrei andare. Chissà cosa troverò al Museo di Storia Naturale. Che non venivo al museo. L'ultima volta ci sono stato con Fine e papà. Ci siamo divertiti un mondo. È così strano pensarci ora. Ciao. Aspetta, scusa, voglio una foto. Cosa stavo dicendo? Insieme? Ah, giusto. Era ora. Tolti di mezzo sia Cri... Ok, il Museo di Storia Naturale. L'indovinello dice... Di fronte al parco, con il mondo sulle spalle, proteggiamo un indizio. Mm. Un altro giorno a New York. Spider-Man, la ragnatela! Un sacco di tempo! Ti trovo sui social. Qual è il tuo problema? C'è una statua di quattro uomini che reggono un globo all'ingresso di Central Park. Potrebbe essere la soluzione. Vai a vedere all'underground com'è. A presto, Spider-Boy! Troppo. Dai, muoviti! C'è un'altra cartolina. Questa è dell'Empire State Building. Sulla cima dell'Empire State ti attendono due occhi ciechi. C'è una scheda di memoria. E io metto. Buon compleanno. Non ci credo. Papà. Ma sei il mio eroe, sul serio. Forza, dai, Spider-Man! Ok, ci sono. Di che stavamo parlando? Ah, vero, era ora. Tolti di mezzo sia Krieger che i laboratori, la Roxxon adesso è bella che sistemata. Dovrebbe bastare a tenerli buoni per un pezzo. Ottimo, perché sono stufo di prosciugare reattori. L'hai detto, ma sono felice di aver affrontato la Roxxon con te. Anch'io. Alla prossima avventura? Che probabilmente inizierà fra 5 minuti, giusto? L'Empire State Building. Vediamo l'indizio. Sulla cima dell'Empire State ti attendono due occhi ciechi. Forse fa riferimento al binocolo della piattaforma panoramica. Museo d'arte moderna a Greenwich. Me lo ricordo. Trova il fossile nascosto nel moderno e ricorda di alzare lo sguardo. Gita scolastica di quinta, Empire State Building. Facevo da accompagnatore.
Non accettare mai di gestire un autobus di ragazzini, figliolo. 3 ore di viaggio per arrivare e una volta sul posto chi si fa vivo? Testa di tela. Alle prese... A dopo, bello! Ho sentito su Danicast che hai salvato... Ok, ecco il museo d'arte moderna. Trova il fossile nascosto nel moderno e ricorda di alzare lo sguardo. La prossima tappa è il CODB. Dove il denaro regna sovrano, troverai melodie preziose sospese tra le luci. La prima volta che siamo stati al Museo d'Arte Moderna ho dovuto trascinarvi di peso, Cristina. Che ci importa di 4 scarabocchi? Il CODB comincia la caccia. Appeso tra le luci. Trovata. Lobster Bill, il ristorante preferito di papà. Annidato sotto Stuyvesant vive un mostro di grandi delizie. Ho passato metà della mia giovinezza al CODB con tuo zio. Tutti i musicisti migliori hanno suonato su quel palco. Persino... Io faccio il cattivo. Miles! Ce l'ho fatta! Ho capito! Come dividere l'atomo comodamente da camera tua? Quello è nella lista di cose da fare. No, Speed Nonagon! Collisioni aggiornate! Il Lobster Bill. Per papà era come un tempio. Annidato sotto Stuyvesant vive un mostro di grandi delizie. Credo di sapere quale mostro intende. Ah, oh, eccoli, lo riconosco. È l'Art Space nell'Upper East Side. Nessuna lettera può accedere a questo castello delle arti senza bussare alla porta. Oh, mamma! Lobster Bill! Dove si respira aria di casa. Mi ha sempre... O sei così di più? Non ci credo. Cosa? Scusa, quindi hai fatto una scoperta interessante? Quello è nella lista di cose da fare. No, Speed Nonagon! Collisioni aggiornate, fisica dei proiettili a posto, frame rate stabilizzato! Ora è magnifico! Quindi posso giocarci? Mancano ancora texture, effetti sonori, musica e voce. Ecco l'Art Space. Ok. Nessuna lettera può accedere a questo castello delle arti senza bussare alla porta. Devo provare i cancelli intorno all'edificio. Il CJ Walker Park. Lo conosco, è ad Harlem. Il tuo viaggio si conclude all'ombra del canestro in cui imparasti a volare. È l'ultimo.
Non voglio che finisca. Diploma di scuola media. Quando avete visto l'Art Space, tu e Finn avete detto scherzando di sentirvi a un'incoronazione. Genki, eccomi. Allora, coso? Quando potrò giocare a Speed Nonagon? Mancano ancora texture, effetti... Ci siamo. Il CJ Walker Park. Il tuo viaggio si conclude all'ombra del canestro in cui imparasti a volare. Questa sa cavolo. Quanti ricordi? Ultima tappa, il CJ Walker Park. Ricordi quando in estate giocavamo qui a basket? Tuo zio ti mostrava come penetrare in area e io come concludere con autorità. E non dimenticherò mai quando tu e Finn provaste a far fare un alley-oop a tua madre. Questo posto mi ricorda che, per quanto la vita possa essere assurda, c'è un'unica cosa che conta. Le persone che amo. Tu, tua madre, Finn, Gang. Abbi cura di coloro a cui tieni e andrà tutto bene. Buon compleanno, Matt. Tutto il mio coraggio lo devo a te. Oddio. Non ero pronto per questo. Ehi, Miles, che c'è? Ciao, mamma. Ho finito la caccia al tesoro. Grazie di aver organizzato tutto. Per un attimo è stato come riaverlo qui. È sempre con te, mijo. Ti voglio bene. Anch'io, mamma. Devo fare un salto lì con Genki. Il profumo è pazzesco.